Ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video dove io, in compagnia di Maurizio, il nostro Vabbè. fighter, ci mostrerà una decklist, questa volta molto speciale, e perché andremo ad analizzare la decklist del vincitore del Del campionato campionato nazionale 2018. 2018. Allora, partiamo subito. Io c'ero e Come ne ho prese tantissime. Esatto. Co partiamo subito. Come avete capito, la nostra decklist è il Blau. Allora, cosa fa? Iniziamo dal grado zero. Alba rossa. Intanto la sua abilità percussore ci permette di quando ci convochiamo unità dello stesso clan di spostarlo in un cerchio delle tue guardie. Ok. Il secondo effetto è quando l'attacco di un tuo Blau Fortissimo. colpisce, si può girare un danno, guardare tre carte, scegliere una carta con Blau nel nome di queste tre e aggiungerla alla mano. Sbagliata. Carta sbagliata. Esatto, Questa è proprio la carta sbagliata. perché tecnicamente se tu riesci, stai briccando, stai, non, stai, cioè, non stai trovando un grado. Il grado 2 o il grado 3, con questo Fortissimo. effetto puoi benissimo trovarlo. Sì. Puoi anche aggiungerti Carta carte da in mano per mano, aumentare. sentinelle. No, Esatto. no, è sbagliato. Io l'ho provato contro, è sbagliato. Comunque, alla fine è il mazzo che ha vinto il Sì. nazionale. Poi. Poi passiamo agli inneschi. Abbiamo Ok. una svariata molteplicità di critici. Abbiamo 4 critici speciali. Cosa fa questo critico? Fulmine rosso. Dalla tua guardia si può mandare nell'anima e scegli una carta nella zona danni a faccia in giù e spostarla a faccia in su. Poi abbiamo 3 critici. Uno no, diverso, cioè tutti e 3 diversi alla Che fine. figo. 2 uguali e uno diverso, Sì, giusto però per vabbè. artwork, ecco. Bel tempo, si spera. Si spera, non è mai. Poi abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 6 pescate. Sempre per confondere l'avversario, Ah, sì. abbiamo cercato di Come distinguerle. ti chiama il campione nazionale? Così lo salutiamo. Non Non ti viene? lo Ok. Comunque, ciao. so. A prescindere. Figa la lista, E maledetto. poi abbiamo 3 cure. Tre cure, è il primo deck che io posto con solo tre cure. Perché 3 cure? Perché come andiamo a vedere, molti effetti si attivano in Limit Break. Il problema è che il nostro Vanguard fa più attacchi in un turno. Se Facendo più gli attacchi, se tu stai a 4 danni e trovi cura, dal limit break passi a 3 danni e la combo è finita. E quindi questo può mettere numerosi quando fastidi. uno Poi non ti vuole curare. abbiamo 3 per del lupo danzante. Cosa fa questa unità? Durante la fase di risveglio di questa unità, se si risveglia, prende più 3000. Che come vedremo con questo mazzo si risveglia molto facilmente, quindi è un 10.000. Che figo. Da Ora, supporto. ovviamente, è sì. E Sì. Prende poi se la risvegliamo più di una volta, prende più altri 3.000 2000. e 3.000 Sì, ancora. Poi forte. abbiamo ovviamente il 4 per del bambo di Creta che non può mancare nessun No, mazzo. perché Cosa gira i fa? danni. Quando viene messa in retroguardia, cioè possiamo scegliere una carta nella zona danni e girare la faccia in su. Troppo forte, Forte. cioè una carta che Poi tutti. 7000. Tutti i mazzi vorrebbero in Sì. pratica, ma Sì, anche se fosse 6.000 tutti i mazzi la sì. vorrebbero. Poi abbiamo il 3 per del nostro G1. Come si chiama? Oh, aspetta, lo leggo da qua. Non lo leggo. Leprecauno. Metafuoco? Sì, Leprecauno Fioriraggio. Cosa fa? Quando l'attacco di un nostro Blau Nemmeno i colpisce. Pokémon hanno i nomi così. Esatto. Dimmi, Quando l'attacco di scusa. nostro Blau colpisce, Sì. si può girare un danno, scegliere questa unità, risvegliarla e questa unità fino alla fine del turno prende più 5.000. Ah, forte. È come il G2 più o meno. Esatto, sì, che ora andiamo a Ok, vedere. scusate E lo poi ovviamente, spoiler, però ci sono le 4 VG banali. sempre Blau, perché noi abbiamo tante carte Blau in combo con lui. Sì, il G1 e il G0, Che scusate. lui in pratica, grazie al G0, possiamo andarci a cercare la VG. Fortissimo. E quella è proprio la cosa GG. Oltre per non briccare, Poi fortissimo. abbiamo il 3 per del Blau Cougar. Cosa Ok. fa questo Blau Cougar? Ovviamente noi abbiamo già visto tempo fa per la catena del Blau Stella. Sì. In pratica, in Vanguard, quando colpisce, possiamo scegliere una carta nella zona danni e già la faccia in su. Visto che noi usiamo tanti Perché si fa? Perché se cose. noi abbiamo in Vanguard lui e sotto lui, possiamo attaccare. L'attacco, se colpisce, giriamo un danno per l'effetto suo e ci andiamo a cercare tre carte. Ok. Poi, visto che entrambi sono abilità automatiche, possiamo riattivare lui E e gira il in danno. praticamente no cost
ci andiamo ad aggiungere una carta in mano. Fortissimo, oltre a quella dell'assalto. Poi abbiamo il 4 per del del giallone, tallone. 10.000. Abbiamo lui perché più che altro alla fine è soltanto per Blau nel nome, che poi andiamo a vedere, è Io vedo per perfetto. Giove. Le Citazione. belle battute del nostro Nonno. Emre, esatto. E poi abbiamo Blau Cougar Fortissimo, Marte. Marte. Cosa fa? Per gli amici in Quando Mars. l'attacco di un tuo Vanguard Blau Sì. colpisce, questo mazzo deve sempre colpire di Vanguard in pratica. O Sì. meglio, Sì, puoi G2 e vedere il G1, G3, puoi eh. vedere il G3 O che meglio fa. G2 e G1. Quando colpisce si può generare un danno e stesso effetto del G1 Sì, si riattiva. riattiva e prende più 5. Il problema, Fortissimo. l'altra, la cosa più forte di questa carta è che il G1 non è a Blau, questo è Blau. Sì. Perché sempre Blau Blau nel nome? Andiamo subito a vedere, o Eccolo là. meglio tra un po'. Abbiamo il nostro 3 per del Blau Cougar Mondo, di Questa è la cui break. 1 SP, e ringraziamo il nostro datore che ci ha fornito quell'SP. Allora, cosa fa la Breakride? Quando ci convochiamo sopra unità dello stesso clan, possiamo. Quell'unità prende più 10.000. E quando questa unità attacca, possiamo isolare tutto con un contrattacco. Possiamo isolare tutte le tue guardie. Fortissimo, e Quindi, pensate che tutte quelle retroguardie tipo il lupo danzante prendi prendono più 3.000. 2-3.000. Esatto. Poi, vabbè, Fortissimo. quando viene supportato dal rotatore stellare, prende più 2.000. Ma Pure. non è questo il Oh, potere del fortissimo. mazzo. È la parte finale. Ma è ben questa. Sì. Il 4 per del Blau Cougar d'Alastria. Partiamo che una crossfire del vecchio Blau Cougar Stella di BT4. Ok. Perché si legge qua. Sì. Limit Break. Quando l'attacco di un tuo Vanguard Blau o di una tua retroguardia Blau colpisce, si possono girare due danni e scartare due carte e risvegliare l'intera colonna di questa unità. Lei e il Vanguard Ma sotto. E non perde doppio il assalto. problema è che questa carta non solo è una minaccia, fa diventare minaccia tutte le altre due retroguardie Blau. Esatto, però Che attenzione, rottura, attenzione, dimmi. perché È importante questa è regola. esatto, perché se vedete bene qua sopra, sta scritto nella parentesi, sta scritto che Sì. se l'attacco, cioè in pratica ve lo spiego io, se l'attacco colpisce di un blau, io devo per forza attivare l'effetto, o meglio, lo posso attivare. Se lo attivo, il Vanguard si sveglia, se non lo attivo, È perdo, passato, è passato. Quindi se ok. per esempio io ho il Vanguard, Sì. attacco con una retro e il mio avversario me lo lascia passare. Sì. Se io ho il Vanguard attivo, io ho deciso di pagare il contrattacco, però non faccio niente perché il mio Vanguard è già attivo, ho Ok. deciso di non farlo. Se non lo fa, se non lo faccio, non posso più attivare l'effetto È per il suo ovvio, turno. sì, Perché è ovvio. un'abilità non attiva, ma Sì, bensì sì, sì. automatica. E Vabbè, comunque niente. saperlo giocare ti porta a fare tantissime Esatto, cose. sì, tantissimi attacchi anche. E comunque poi ricordiamo che il mazzo che ha vinto il nazionale è fortissimo, è da tante minacce, tante carte in mano e tanti attacchi potenti, veramente. Ed è troppo sbloccato perché non sarebbe dovuto uscire neanche per il nazionale scorso, però va Ok, bene. raga, perciò con il mazzetto blu, mettiamo l'SP. Oh, fatemi sapere se vi è piaciuto il video con il bellissimo pollicione in su, se avete richieste di altri deck, regole o altro. Trovate in ogni video la decklist nel primo commento, poi casomai lo punterò in alto, casomai ci saranno commenti. Commentate, richiedete altri video. Grazie per il supporto. No, c'è l'amico Maurizio che prende in giro. Come al solito, ovviamente non vi preoccupate. Bene, detto E questo. ci divertiamo al prossimo video, ciao!